Ecco, questo bannerino e questo rumore di campanellina è solamente per ricordarvi di iscrivervi e di attivare la campanella per non perdere nessun video. Invece questo è per ricordarvi che ho una pagina Facebook del nome Rantium Audiolibri e invece questo è il mio profilo Instagram dove non leggo libri, però se volete farvi un po' i cazzi miei mi trovate anche qua su Instagram. Benvenuti al nuovo episodio di No Edit, dove la spontaneità fa da padrone, in quanto in questo format io non faccio nessun taglio, nessuna censura e pubblico il racconto così, come la va. Ho notato una cosa, tra l'altro, riascoltandomi questi video format No Edit, che quando registro questi, non avendo le cuffie, ho notato che il mio accento sardo si fa sentire molto di più rispetto a quando registro i libri nella cabina con le cuffie, perché con le cuffie ho più il controllo della dizione. E quindi questo mi porta a dovervi dire una cosa. Godetevi tutto il mio accento sardo in scioltezza. Il racconto di oggi si chiama Corpi e teste. L'autore è Steve Rusnik Tem, un autore molto famoso per aver scritto grandi capolavori. Ma sono così tanti che adesso non me ne viene uno al momento. Buon ascolto, un tiro di sigaretta e cominciamo. Alla finestra dell'ospedale la testa del ragazzino faceva no, no, no. Hélène si fermò mentre saliva i gradini, affascinata. Il torace del ragazzo era rigido, la parte superiore delle braccia contratta. Sembrava che stesse usando qualcosa sotto la finestra per tenersi ancorato con tutte le sue forze, costringendo la parte superiore del suo corpo a tremare per lo sforzo. Hélène pensò agli schermi televisivi e alle loro teste disincarnate, sempre impercettibilmente sfocate, con i singoli punti delle loro teste trasmesse che si muovevano con crescente casualità, miscelandosi in lineamenti e volti, finché alla fine tutte le teste sembravano uguali, nuvole rosate di carne mediale. La testa continuava a muoversi facendo no, 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 come se negasse ciò che gli stava succedendo. Era stato il primo e adesso era il caso più avanzato di qualcosa per cui non avevano ancora un nome. Considerando quello che succedeva nel resto del paese, il Dipartimento della Sanità di Denver si era naturalmente preoccupato parecchio. Uno stato di allarme era già diventato uno stato di crisi e medici provenienti da ogni parte, compresi alcuni con vaghe e non meglio precisate connessioni governative, erano piombati sull'ospedale. Benché la cosa fosse ufficialmente disapprovata, di quando in quando lei aveva sentito sussurrare nei corridoi dell'ospedale la parola zombie. Gesù, guardalo! Hélène si girò. Mark le piantò un rapido bacio sulle labbra. Mark, qualcuno può vederci? Ma non fece nessun tentativo di allontanarsi da lui. Credo che lo sappiano già. Lui le mordicchiò la curva della mascella. Hélène pensò di staccarsi da lui, ma non poté farlo. Il contatto del suo corpo, le sue attenzioni, l'avevano sempre fatta sentire bella. Anzi, quelle erano le uniche occasioni in cui lei si sentiva bella. Non volevi che per ora nessuno lo sapesse, ricordi? Sussultò senza volerlo, quando lui le baciò la gola. Cristo, Mark! Tirò un profondo respiro e si staccò da lui. Ricordi cosa hai detto sui giovani dottori e sulle infermiere? Soprattutto sui giovani dottori con aspirazioni amministrative? Lui la guardò. Ti sono sembrato così freddo e calcolatore? Mi dispiace. Lei tornò a fissare il ragazzino, Tom, alla finestra, disperatamente incontrollabile.
No, no, no. No, non eri così spietato, ma incomincio a sentirmi un po' come l'amante segreta di un uomo sposato. Altre infermiere stavano entrando in quel momento nell'ospedale. Helen pensò che evitassero volutamente di guardare il ragazzo che scrollava il capo alla finestra. Mi farò perdonare, te lo giuro, non ci vorrà ancora molto. Ma Helen non rispose, fissava semplicemente il ragazzo alla finestra. Adesso c'era un flusso regolare di persone che salivano i gradini ed entravano nell'ospedale, ma pochissime si consentivano un'occhiata al ragazzo. Tom, pensò lei, si chiama Tom. Osservò i loro visi tranquilli, chiedendosi cosa passasse loro per la testa, se avessero pensieri riguardanti Tom, ma subito li soffocassero, o se invece il ragazzo non sfiorasse neppure lontanamente i loro cervelli. Non saperlo le procurava un senso di fastidio. Ogni persona conduceva vite segrete, nascoste perfino a quelli che erano loro più vicini. La infastidiva non sapere se di lei avevano un'opinione buona oppure cattiva, o se per loro lei non esisteva neppure. Sua madre gli aveva sempre detto che lei si preoccupava troppo di ciò che pensava la gente. Sembra che tutti i medici federali siano partiti ieri pomeriggio. Cosa? Credevo che avessero chiuso tutti gli aeroporti. Infatti, questa mattina ho sentito anche che il governatore ha ordinato di installare postazioni armate su tutte le piste. Avranno lasciato la città con un autobus o qualcosa di simile. Helen si strofinò le braccia, cercando di scrollarsi di dosso una ventata di gelo. La sola idea di lasciare la città in un veicolo che non fosse un carro armato la terrorizzava. Erano passati solo pochi mesi dagli ultimi voli regolari, poi era arrivato quell'aereo dalla Florida. Tutti quei morti abbronzati che scendevano all'aeroporto come se fossero in vacanza. Poco tempo dopo, due piccole cittadine nelle pianure orientali del Colorado, Kit Carson e Cheyenne Wells, erano state spazzate via. O almeno così sembrava, perché si erano ritrovati solo pochi corpi. Poi era arrivato un altro aereo, stavolta dal Texas. E poi un altro, da New York. È difficile credere che sappiano fare atterrare un aereo. Era stato il commento di Mark all'epoca, ma c'erano stati altri aerei. I morti potevano vantare un invidiabile record di atterraggi sicuri. Comunque, sono contento che se ne siano andati. Sempre a tormentare quel ragazzino spastico come se fosse un vitello a due teste, e senza l'ombra del loro misterioso virus zombie. Nessuno sa come abbia inizio. Potrebbe svilupparsi dovunque, potrebbe avere decine di forme diverse. Anche il gesto più vago potrebbe essere il primo sintomo. Non mi hanno ancora dimostrato che è un virus, nessuno lo sa con certezza. Ma la quarantena imposta a Denver sembrava funzionare. Nessuno poteva entrare o uscire, tutte le strade erano state chiuse, chilometri di perimetro da controllare e armi in pugno. E nessun avvistamento di zombie dopo quei rari casi all'aeroporto. La testa del ragazzo si spostava da destra a sinistra come al rallentatore, quasi fosse priva di peso. Questa mattina ho perso il notiziario. Mi sembravi così stanca che ho preferito lasciarti dormire. Io ho bisogno di vedere il notiziario, Mark. L'ira le irrigidì la mascella, al punto che riuscì a malapena a muoverla. All'incirca quanto ogni abitante altro di Denver. Lei lo fissò, ma non disse nulla. Va bene, l'ho guardato io per te. Sempre le stesse cose. Qualche ripresa di zombie con il teleobiettivo in altri stati in cui questi avevano l'aria di vagabondi in giro per le città e la campagna alla ricerca di cibo. Niente che ci aiuti a capire come sono in realtà. Dio solo sa come è ridotto il mondo oltre i confini di questa città. Ho perso qualche pezzo del notiziario. La ricezione continua a peggiorare. Helen sapeva che era tutto vero, ma continuava a osservare lo schermo ogni giorno, con i visi che diventavano un po' più sfocati con il peggiorare delle trasmissioni, le stazioni via cavo più lontane che svanivano una dopo l'altra fino a lasciare solo le stazioni locali, e infine anche quelle che trasmettevano sempre peggio mentre l'attrezzatura si deteriorava e i disturbi proliferavano. Tuttavia lei continuava a guardare. Tutti quelli che lei conosceva continuavano a guardare,
disperatamente assetati di ogni notizia che giungesse da oltre i confini di Denver. E inarcata davanti alla finestra come la sagoma di un annunciatore televisivo impazzito, la testa del giovane Tom continuava a ripetere il suo no, no, no. Da un momento all'altro lei si aspettava di sentirlo urlare la sua Da un momento all'altro lei si aspettava di sentirlo urlare la sua negazione. No! Ma nessuna parola varcava quelle labbra sfocate, come in tutti gli altri casi. No, no, no. Teste tranquille che di colpo esplodevano in ritmiche ed esasperate negazioni. I loro corpi lottavano, si abbarbicavano a ciò che ancora restava per impedire ai muscoli di contorcersi o alle ossa di svincolarsi dai loro alveoli. La testa muoveva da un altro lato. No, no, no. I suoi lunghi capelli biondi seguivano svolazzando i movimenti. Gli occhi di pietra scura erano sperduti in un nembo di capelli, ora biondi e un momento dopo quasi bianchi quando la testa ruotava più veloce. Il viso inespressivo era costantemente sfocato, al punto che lei si rese conto di non ricordare che aspetto avesse, anche se lo aveva visto parecchie volte ogni giorno, da quando era stato ammesso all'ospedale. «A cosa si sta aggrappando?» si chiese, ora che la testa del ragazzo era simile a un nugolo di insetti impazziti per l'impossibile protrarsi del movimento. Il corpo di Tom vibrava all'interno dell'intelaiatura della finestra. Helen si aspettava da un momento all'altro di vedere la sua testa levitare, spiccare il volo da quella finestra e sopra la strada ancora deserta a quell'ora di mattina. I suoi lineamenti si sfocavano avanti e indietro. Adesso aveva 4 occhi e adesso ne aveva 6. 3 bocche che ingurgitavano aria tentando di urlare. Tom era diventato una visione. Era diventato un angelo. «Ci vorrà ben più di qualche innesto di pelle per sistemarlo», disse Betty, strofinandosi nervosa il dorso del collo. «Dio mio, ma non la smette mai!» Erano affacciate alla vetrata sopra la sala operatoria. Tom era rimasto avvinghiato a un radiatore bollente e c'erano voluti 3 infermieri per staccarlo. Anche sotto anestesia, la testa del ragazzo oscillava così vigorosamente che i chirurghi avevano dovuto stringergli intorno al collo una specie di grosso collare per cani. Gli interventi sarebbero stati in massima parte esplorativi finché non avessero incontrato qualcosa di specifico. Era questo a preoccupare Len. Tom era un essere umano. Aveva dei segreti. «Guarda i suoi occhi!» disse Len. Quegli occhi la stavano fissando, mentre il viso sfumava nel movimento «No, no, no!» Gli occhi restavano puntati su di lei. Ma questo non era possibile. «Non riesco a vederli!» disse Betty con improvvisa veemenza. «Dio santo, ma ti rendi conto? Visto che lo stanno operando, dovrebbero fare qualcosa al suo cervello, dovrebbero entrarci ed estirpare quello che ne è la causa!» Helen fissò la compagna. «Estirparlo? Dove?» Un tempo erano state amiche, o quasi. Betty avrebbe voluto esserlo, ma Helen non era riuscita a reagire nel modo giusto. A lei era sempre occorso molto tempo per fare amicizia. Il tono irritato nella voce di Betty la rendeva ansiosa. «Non sanno qual è la causa!» «Mia madre non ci crede!» Betty si girò e guardò Helen con occhi che mostravano occhiaie scure contro la pelle anemica. «Zombie! La mamma pensa che li abbiano inventati le reti televisive. Dice che delle persone reali non farebbero mai le cose disgustose che la televisione attribuisce agli zombie.» Helen rimase ipnotizzata dalle rughe sul viso di Betty. Cercò di seguirle tutte, una per volta, là, dove diventavano più profonde, dove intrappolavano grumi di trucco applicato frettolosamente, dove tamponi e pennelli si erano rincorsi veloci per ricoprire la pelle. Gli occhi di Betty ammiccarono più volte in rapida successione, le pupille fisse e lucenti come quelle di una bambola. «Ma lei è anche convinta che non siamo mai sbarcati sulla Luna?
Dice che hanno filmato tutto negli studi della Universal. Negli angoli interni delle labbra di Betty, che quel giorno sembravano insolitamente cariche di rossetto, si erano formate bolle di saliva lattiginosa. Magari ha ragione lei. Non ho mai letto di zombie nella Bibbia. E se qualcosa di simile esistesse, la Bibbia dovrebbe parlarne, no? Betty si passò un avambraccio sulla fronte. Dio santo, ho la pelle così secca. Ho l'impressione di sfaldarmi come una pasta frolla. Una leggera ventata di odore corporeo si spostò verso il viso di Hélène. Lei fiutò il deodorante di Betty e sotto quello un odore leggermente acre e al tempo stesso dolciastro. È l'odore dei segreti della gente, pensò Hélène. E di nuovo si stupì di se stessa per aver pensato una cosa simile. La gente ha più segreti di quanti tu ne possa immaginare. Si domandò di quali segreti fosse capace Betty. Che cosa avrebbe fatto Betty a uno zombie se ne avesse avuto l'opportunità? Che cosa avrebbe fatto Betty a Tom? Tom non è uno zombie, disse, cercando di conficcare in profondità quell'idea nella mente di Betty. Non abbiamo prove che i casi siano collegati. Non abbiamo prove che lui sia colpito da un virus, se un virus esiste. Non abbiamo prove che lui sia stato colpito da un virus qualsiasi. Mia madre non ha mai creduto alle coincidenze. Hélène trascorse quasi tutta la sera in corsia con Tom e gli altri casi che si erano presentati. Una vecchia, un ritardato mentale di circa 30 anni, due gemelle tredicenni che a volte scrollavano il capo all'unisono, un portantino 24enne dell'ospedale i cui sintomi erano iniziati solo un paio di giorni prima. Come in ogni altro posto dove aveva lavorato, un televisore sistemato vicino al soffitto borbottò per tutta la sera. Ma Hélène non riuscì a fissare il sincronismo della banda verticale. La testa dell'annunciatore continuava a sparire rapidamente verso l'alto, riapparendo subito dopo dal basso. Guardando lo schermo, cominciò a pensare che fossero teste diverse, che l'annunciatore le cambiasse la velocità di una al secondo. Si chiese come riuscisse a compiere quel trucco. Poi si domandò se non lo facessero tutti gli annunciatori, scambiandosi una moltitudine di teste così in fretta da non essere notate da uno spettatore medio. Avrebbe voluto spegnere il televisore, ma i dottori dissero che era meglio lasciarlo acceso per la stimolazione, anche se i loro pazienti non parevano nemmeno accorgersene. Decine di teste che facevano no, no, no. Teste alle finestre. Teste che esplodevano a furia di dinieghi. Teste come bombe. Altre due infermiere se n'erano andate quel giorno. Almeno avevano telefonato per avvertire. Altre avevano semplicemente smesso di presentarsi all'ospedale. Tutte le infermiere disponibili facevano ormai doppi turni, con un'assegnazione di pazienti impossibile da reggere. Betty rientrò in servizio alle 6 per aiutare Hélène a nutrire alcuni degli scrollanti. «Adesso stringi la cinghia», disse Hélène. Aveva già infilato il collare imbottito alla vecchia signora e ora teneva ferma la testa della donna con le braccia. Betty cercò di allacciare la fibbia. «Dannazione! Non riesco ad agganciarla!» «Sbrigati, non posso tenerla ferma ancora per molto!» Costringere la testa all'immobilità voleva dire scatenare pressioni anomale in altre parti del corpo. Hélène sentì lo stomaco della donna che protestava e subito dopo la vescica e l'intestino che si svuotavano. «Fatto!» Hélène lasciò la presa e la testa della vecchia cominciò a oscillare dentro il collare. Betty cercò di nutrirla con il cucchiaio. Il corpo della donna si agitava spasmodicamente come quello di una lucertola inchiodata sopra una tavola. A volte si spezzavano qualche osso in quel modo. Hélène trattenne il respiro. Anche con il collare, il viso della donna riusciva a muoversi in modo sorprendente, simile a una maschera di lattice attaccata in modo superficiale al cranio. Il viso scivolava a destra e a sinistra, guidato da una bocca distorta che cercava disperatamente di evitare il cucchiaio. Hélène trovava disgustoso quel sistema, ma era il migliore fra tutti quelli che avevano tentato.
Gli agitati soffocavano con i tubi gastrici, si strappavano le flebo dalle braccia e cercare di infilare un cucchiaio fra quelle labbra che si muovevano così in fretta si era rivelato quasi impossibile. So che è il mio turno, ma a nutrire Tom ci penso io. Betty sollevò gli occhi dalla testa vibrante, con un rivolo di morbido cibo marrone che le scendeva lungo la guancia destra. Grazie, Len. Ti devo un favore. Poi tornò a concentrarsi sul tentativo di infilare un cucchiaio pieno in mezzo a quella testa oscillante. Non lo so. Se dovessi diventare come loro, non lo so. Credo che preferirei essere morta. Tom era sempre stato il peggiore da nutrire. Helen gli allacciò un grande tovagliolo di plastica intorno al collo. Poi se ne mise uno anche lei. Lui la fissava. Anche con gli spasmi che lo costringevano a ruotare velocemente gli occhi, lei vide un'impotenza da ragazzino in quegli occhi dall'adolescente, una vulnerabilità implorante che strideva con le violente contorsioni del suo corpo. Avvicinò il cucchiaio di lato, all'esterno della sua vista periferica. Ma ogni volta che il metallo sfiorava la morbida rosea carne del viso, la testa si allontanava di scatto. Sempre così. E quando un po' di cibo riusciva a penetrargli nella cavità orale, lui sembrava soffocare. I suoi occhi diventavano enormi, con il bianco dilatato dal panico, e la sua bocca glielo risputava addosso. Era come se la sua bocca disprezzasse quell'alimento, lo trovasse spregevole e non ne sopportasse la vicinanza. Come se lei gli stesse chiedendo di mangiare le proprie feci. Helen chinò gli occhi sulla ciotola di cibo schiacciato. Tom vi infilò dentro una mano. Ne raccolse una manciata umida e cercò di ficcarsela in bocca. La bocca si allontanò di scatto. La sua mano ripeté quella manovra e la sua bocca respinse sempre il cibo nello stesso modo. Alla fine le sue mani, dopo essersi viste negare l'accesso alla bocca, cominciarono a spalmare il cibo sul viso, sul collo, sul petto, su tutto il corpo, premendolo contro la pelle e infine dentro ogni orifizio adatto a riceverlo. Sembrava che stesse sguazzando nell'immondizia. Il viso di Tom, gli occhi di Tom, la imploravano mentre le sue mani convogliavano grandi manciate di cibo marrone, verde e giallo, sotto la giacca blu del pigiama e la biancheria. Finché, quasi per esasperazione, il corpo di Tom si svuotò, inzuppando se stesso ed Helen di vomito, urina e feci. Helen arretrò, strappandosi i guanti di plastica e il tovagliolo. «Basta, basta, basta!» gridò, mentre la testa di Tom faceva «no, no, no!» e il suo corpo continuava a toccarsi, a sondarsi, a palparsi amorevolmente con dita sporche di cibo. La vista di Helen si annebbiò mentre ricacciava indietro le lacrime. Il corpo di Tom le sembrò di colpo un grande sacco di carne incontrollata, dotato di fori umidi e gocciolanti. Un'orribile macchina organica incapace di controllare ciò che da essa entrava e usciva. Continuò a fissarlo, mentre si nutriva ed evacuava, si sondava ed emetteva suoni, il tutto in modo del tutto autonomo dalla testa e dal suo continuo «no, no, no!». Nel corridoio quasi si scontrò con Betty. «Devo andare via!» «Betty, mi dispiace!» Betty guardò nella stanza dove Tom stava ancora giocando con il cibo. «È tutto a posto, bambina. Vai a dormire per qualche ora. Ci penso io a mettere a letto il vecchio signorino Tom». Helen la fissò, mentre allarme e sfiducia le squillavano come suonerie nella testa. «Puoi cavartela? Voglio dire, non l'ho fatto apposta, Betty». Betty assunse un'espressione offesa. «Ehi, che razza di infermiera credi che sia? Voglio solo lavarlo e rimboccargli le coperte, tutto qui. O magari pretendi che gli legga una fiaba, magari un bel bacio sulla guancia. Se solo potessi beccarlo sulla guancia. Mi dispiace, non volevo». «Lo so, cosa volevi dire? Vai a riposarti, Helen, sei a terra». Ma Helen non se la sentiva di tornare a casa in auto, di frugare gli angoli bui a ogni incrocio.
in attesa che gli eventuali estranei barcollanti domiciliati in quella strada si avvicinassero per lasciarsi esaminare attentamente in viso. Perché lei vedesse se avevano i volti lacerati, gli occhi vacui, o se le loro teste avevano cominciato a fare no, no, no. Mark viveva nell'appartamento del custode giù nel seminterrato, accanto all'obitorio. Il custode era stato rimpiazzato con un servizio di pulizia esterno qualche tempo prima, per ridurre le spese. Quelle stanze dovevano essere trasformate in un laboratorio, ma questo non era mai successo. Mark diceva sempre che non gli dispiaceva abitare vicino alla morgue. In questo modo il numero dei visitatori occasionali diminuiva drasticamente. Helen andò là. E mettiamo in pausa questo racconto che è arrivato esattamente a metà e domani sicuramente registrerò la seconda parte. Allora, io mi dispiace di questa lettura perché mi sono accorto mentre leggevo che stavo davvero leggendo di merda. Quindi il mio giudizio su questa lettura è no, no, no. E a un certo punto, se avete notato, ho anche invertito le voci di Elena e Betty. Vabbè, cose che capitano, il bello della diretta. Adesso io vado a dormire perché qui è l'una.